scusa. Wenderland, e oggi torna anche lui, il colonnello Trautman, che sta cercando e disperatamente allora Rambo, ma un giorno chiama Krakauer, Coletta, Giampiero, Alfonso, Schnauzer. No. Benissimo, allora siamo pronti, vediamo se oggi il colonnello Trautman riesce a trovare Rambo. Pronti? Andiamo con il gran finale, ovviamente sempre in Toscana. No. Pronto? Bella. Ortega. Sì? Sono Trautman. Chi? Sono Trautman. So che non si sente bene qua. Confermare. Ortega. Eh? Confermare. Mario? Ortega. Sì? Confermare. Ok, ok. Sembra Nicola. Cosa dici? Va fanculo. Pronto? Ortega. Sì? Confermare. Cosa? Chi parla? Sono Trautman. Mi scusi? Sono Trautman, colonnello Samuel Trautman. Mi scusi, a chi sta cercando? Ortega. E io sono la moglie, ma lui non è a casa. Allora vedo che non ha capito. Io non sono qui per salvare Rambo da voi. Io sono qui per salvare voi da lui. Ma cosa vuole lei? L'esercito ritiene che io possa aiutarmi. Aiutarmi a cosa? Confermare. Cosa devo confermare? Mi sembra che lei non voglia accettare il fatto di avere di fronte un esperto in tecniche di guerriglia, con i fucili e a mani nude anche. Un uomo addestrato ad ignorare il dolore, a vivere di quello che trova, a mangiare cose che farebbero vomitare una capra. Ma cosa vuole lui? Punto e basta. Ortega. Non è Ortega qua la casa di Ortega. Capo pattuglia chiama squadra B. Confermare. Pronto? Ortega. Ma che cavolo vuole? L'esercito ritiene che io possa aiutarvi. Sì. Ma io non ho bisogno di aiuto, capisci o no? Aia. Aia. Tutto triste. Sta base. Pronto? Capo pattuglia, Corvo. Qui, Corvo. Rambo, rispondi. Avanti, Corvo. Comandante Trautman, chi cazzo sei? È sempre come al solito, io mi fido solo di lei. Rambo. Sono confermare. Qui, sì. Confermare. No. Confermare. Confermare, morto, tutti morti. Ci sono solo io che sto per morire. Ortega. Ortega, è andato. Krakauer. Andato. Barry. Andato. Danford. Pesava più di un quintale, l'ha portato via sua moglie in braccio. Jorgensen. È andato anche lui. No. Sembra che lei non voglia accettare il fatto di avere di fronte un esperto in tecniche di guerriglia. Bravo. Con i fucili, con i coltelli, a mani nude anche. Che bello. Un uomo addestrato ad ignorare il dolore. Comandante Trautman, mi dica. L'esercito ritiene che io possa aiutarvi. Pazzo. Bene, sono fortunato. Mi sento fortunato. L'ho reclutato io, l'ho addestrato io. Bene, e come al solito io mi fido solo di lei, comandante Trautman. Mi dica. Pazzo. Sì, siamo a posto? Allora vedo che non ha capito. No. Sì. Io non sono qui per salvare Rambo da voi. Sono per salvare voi da lui. Bravo. Siete fortunati che non vi ha ammazzati tutti. Bravo. Confermare. Confermo. Ma chi? La San Memoria. Un pazzesco, un pazzo. Aia, aia. Toscano. È lui, è lui. Rambo, rispondi. Cioè, affanculo. Ecco, lei è un civile. La sera torna da sua moglie a coltivare i fiori del suo giardinetto. Lei non è sotto pressione, poteva riflettere. Mi avete rotto i coglioni, maiala dalla m***a che possa cappare con l'ossigeno. Ma che cazzo, il numero... Chi mi ha dato il numero di telefono? Sconsolato. Dimmi chi me l'ha dato. Io solo so cos'altro è capace di fare. Ma basta quello della radio, m***a cane. Stai lì, il cazzo della tasca, m***a. Il cazzo della tasca, il cazzo della tasca, perché vorrebbe, ma quello del somaro di male, mi fa vedere dal culo tutti quanti. Pigliare male in culo. Sono un vergognato ladro.
Vaffanculo e fammi mangiare la maiala dalla m***a attorrata. Paese di stronzi. Ma carca di salta che te fa aiutare. Ma ci ascolta. No.